guarda. Bravo, Gaia! Bravo! Via subito, saltare subito, stai andando bene, più agile, più agile sei, allora via. Dai Guarani, dai, 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 vai, allora più che sono avanti, vai, vai, non limpiare, c'è nerva, stai pure su. Dai Giulia! Leti! Dai! Via! Non ancora su! Via, via, via Giulia! Via Giulia! Via! Perché non era così. No. Non era così colloso! Senti! No, 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 no. Vai! 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 Tutta! Abbiamo preso di San Trono Signore, con fede, attrezzata per salire in quel toppi, è la numero 116. Grazie, lo schiaffinismo. Arrivederci, giù! Alle fede! No, 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 con calma, con calma, con calma, con calma. Tranquilla. Tranquilla! Qua! Tranquilla! Non si vede più quasi nulla! Spunta nella nebbia di Monteprat, campionessa italiana 2016, donne allieve, secondo anno, Nicole Pede! E sulla bici al cielo! Oh yeah! Bacia la ruota anteriore, bacia la ruota anteriore per festeggiare al meglio. Brava, brava, brava Nicole Pede che si riconferma campionessa italiana. Attenzione ora, andiamo a scoprire tra pochissimo la seconda piazza che sembrava piuttosto netta sino al passaggio dell'inizio della tornata finale. Ed è così, seconda è l'atleta di Tirano, Ilaria Pola, medaglia d'argento. Grande Alessandra Grillo, terza assoluta, medaglia d'oro, campionessa italiana. Applausi. Conclude Letizia Motalli, Alpine Bike, medaglia d'argento, donne allieve primo anno. Grazie, guarda. Conclude Gaia Masetti, l'emiliana del team Valcar, medaglia di bronzo, donne allieve primo anno. Gaia Pagotti, Ilaria Pola, Nicole Pede, tanta fatica, tanto cuore, tanta anima, tanto fango, ma tanti sorrisi che si meritano i vostri applausi! Nicole Pede, 4 su 4, anche qui a Monteprat, vittoria tricolore tra le allieve del secondo anno. Raccontaci la tua emozione e la tua gara. Beh sì, una bella soddisfazione sicuramente, sono partita subito forte, poi al primo giro sono caduta nella contropendenza e al secondo giro su un'altra discesa, mi è caduta la catena, ho tenuto la tranquillità, l'ho tirata su e Ilaria mi è tornata sotto, ma ho recuperato sempre di più i secondi persi e sono arrivata all'arrivo. Proprio le due cadute ci hanno sorpreso, tu sei una che sbaglia poco, forse oggi eri un po' più nervosa rispetto al solito. Beh sì, all'italiana è una gara diversa dalle altre, e c'è anche molta ansia sicuramente, e ringrazio tutti, tutta la squadra, la famiglia, tutti. E adesso cosa si festeggia, visto che anche tuo fratello è andato forte e ha preso anche lui il tricolore? Beh sì, un weekend fantastico con la vittoria di mio fratello anche, e siamo molto soddisfatti. Alessandra Grillo, Letizia Motalli, Gaia Masetti, lo sento, i vostri applausi! Che
chi se non Alessandra Grillo poteva vincere qui a Monteprato? Per te terzo titolo italiano di fila nel ciclocross, sei andata come una scheggia. Sì, allora sono contentissima perché è la terza maglia che porto a casa e era un percorso che si addiceva alle mie caratteristiche e vorrei fare i complimenti all'organizzazione e a Daniele Pontoni che ha disegnato un percorso stupendo. Sei andata proprio forte, ti sei sentita proprio a tuo agio, l'abbiamo capito perché sei arrivata terza assoluta, hai ripreso molte delle atlete più grandi di te. All'inizio non credevo di essere così avanti anche con il secondo anno, però dopo sono passata dall'arrivo e hanno detto che ero terza assoluta e allora ho cominciato a puntare alla prima, così avevo un obiettivo.